Picciotta Rapanisi si vuole fare zitto e fare tardi, però non la riesce a trovare a nulla. Allora va a Ronda di Trapani a domandare ci sta razza, dicendoci: ma Ronda mia, vamo a trovare un peggio picciottetto, abbasato, abbissato, appostato, sistemato, giudizioso, la testa sulle spagge, arrestare, schettarane, ma se fosse l'aria. E così torrico, fino a quando, arrivata a quarantina, senza commentare niente, parla a Maronna e ci fa: Maronna mia, lo sai che ti dico, visto come vuoi fare il maritare con picciotto, prima che divento vecchia, ripugiuta, mi marito con tuo figlio facendo me monaca. E così è diventato un prosagere d'ora. Ma tutta contenta, sì. Sono da Maronna e se ne esce. Appena mette un naso fuori la chiesa, un vecchio picciotto, come ci fece a Iggia, ci fa dichiarazione a proposta di matrimonio. Ciccia resta locuta, locunata, non sa più che so curire, non sa più che so fare, e comincia a dichiarare: se... se picca cacca, il tirugno ha risposto con un romano, perché piampa a parlare con una persona. Tassa di gusto una cappella della Maronna e comincia a dire: Maronna mia, ma tu avvieni come sono le cose, perciò mi consacra a te, perché avevi una vita con una rinascita trovare un picciotto, manco tempo di rinascita di chiesa, battiti! E me ne spunta uno, troppo buono, e ti ricavi la sua dottora, a bombata l'amore, ma non ci sta capendo più niente, non è che per caso ti ripentisti, non mi vecchio come un'ora, se è possibile ti preoccupare, mi manco questo peggio picciotto che fa fermo lo cuore, non se ne parla più, però... Io ti fici un voto di fare monaca e tu solo puoi sogliere, perciò tu mi la dire, ma maritare, senza mai più, ma fare monaca, ma maritare, oh ma fare monaca, mamma. E questo continua sempre a stare in terra fino a quando Sancho, o Sanistano, comincia a studiare luci e a chiudere poi in chiesa dicendo: signore si chiude, Ida, un tussi, signore si chiude, Ida, Pispa. Signore si chiude già! Ah, tia, dai, allora Sancho tutto un chiacchiereggiato ci va e ci dice: signora, disse che tanto che mi faremo a scuola di casa, o capivano che chiude la chiesa? Non mi interessa, io ricordo mi smuovo, se prima Marocca mi risponde. E continua sempre a latinare. Allora Sancho si mette le mani nelle capigge con nave e comincia a dire: mizzica, e ora come faccio che fai esce la chiesa? A chiamare a capitello e carabiniere a male capire, e con tutto scatto così. Ma nel giù momento si invira in chiesa, lo cancello chiusa a paneggiuzza, Mimmino. Un picciotto che domanda, e picciolo, e allora Sancho c'è una bella pensata, ci faci, San Gomeo, te caro euro, però tu a fare una cosa, a vita già signora chiantata davanti a Maronna, perciò è una mia, buono, ora io mi ci avvicino per parlareci, non sta mettendo a muccione e ti invidi la restata la Maronna, e quando io comincia a bagnare dicendo: Maronna mia, tu me la dire, mamma retari, o ma fare monaca, tu non fai altro che tale ci staranno le voci, ma fate monaca. Poi Sandro, tutto contento, guarda la Maronna ci fa, va la ciccia ci fa, dice: signora, ma può essere che la Maronna è un poco una nicchia assai sudda come a Padre Eliseo, sai com'è, c'è tutta vincere la vecchiaia, perché sta di 2000 anni come Aito e con Italia Rito, e provassi a prenderla più forte, ci dà una bella voce. Ah, vero, ci avevo pensato. Anzi, sai che faccio? Mi ci metto pure vicina vicina, a così antesa la rimedio. E subito, punta di piedi, si mette disa disa, affungiata davanti a stato la Maronna di Trapani, che abbraccia usando un bambineggio. Saletta panzina, si spuglia il recepito, è ghiacciato e spara. Maronna mia! Maronna mia! Tu mi la tiri, mamma le dare, senza mai più, ma fare monaca! E ho vicino appoggiato,